presidente Mattarella probabilmente non va a fare la spesa da solo, non va al centro commerciale da solo, non prende la metropolitana da solo, non lotta coi parcheggiatori abusivi o i lavavetri e i semafori che ti saltano sul cofano, soprattutto se sei donna, quindi certi problemi non li conosce. Noi qua siamo a Bormio, in Alta Valtellina, dove ormai da un anno e mezzo, due, ci sono decine di immigrati finti profughi che a 35 euro al giorno mangiano, bevono, sciano, vanno alle terme e si divertono a spese dei cittadini italiani. Ecco, da questo pulpito il presidente Mattarella ha detto zero, anzi ha detto occhio all'odio sul web, alla violenza verbale. Sergio, più ne fai arrivare, più la gente si pone il dubbio se sia giusto tutto questo. Non mi rappresenti, non mi rappresenti, anche perché hai detto sostanzialmente si voterà il più tardi possibile. Hai detto che hai letto le lettere di chi ti scriveva chiedendo elezioni subito. Ciumbia, che democraticone che è questo Sergio Mattarella. Però sei il Presidente della Repubblica, quindi sostanzialmente gli hai detto Pippo. Quindi si vota il più tardi possibile. Abbiamo capito che c'è aria di restaurazione. C'è voglia di passato, c'è voglia di poltrona, c'è voglia di regime, tutti insieme appassionatamente, Mattarella, Verdini, Alfano, Cicchitto, Franceschini, Gentiloni, Berlusconi che fa rima con Gentiloni non lo so, vedremo, alcune sue dichiarazioni, voglio il sistema elettorale proporzionale, Ale, così facciamo la grande ammucchiata alla tedesca, anche Berlusconi che dice, beh però Prodi non ha governato male, beh però potremmo collaborare con Gentiloni, beh però uscire dall'euro non si può perché è un casino. Io vi garantisco che da parte mia e da parte nostra nel 2017 ci sarà coraggio, coerenza, onestà, testa alta e si tira dritti. Perché l'anno prossimo Mattarella cosa andrebbe a dire se non cambiasse niente? Le stesse cose, i giovani scappano per lavorare, c'è il problema delle liste d'attesa negli ospedali, c'è il problema immigrazione, c'è il problema terrorismo, a proposito sul terrorismo, pochino così, tanto che problema vuoi che sia il terrorismo, che problema vuoi che siano migliaia e migliaia di morti. Onore a chi in Siria ci è andato, si è sporcato le mani e penso alla Russia di Putin e ha riportato